Buongiorno cari lettori, è appena uscita la notizia su tutti i siti che pare sia stato fermato un giovane italiano di 31 anni per l'omicidio di Sharon Verzeni, omicidio che ha tenuto per diverse settimane tutti con il fiato sospeso perché non si capiva come fosse stato possibile, non si trovava al movente. E questo 31enne italiano, che pare da quello che appare nei siti in tempo reale sia la persona che era stata vista in bicicletta andare via in contromano nella via dove poi è stato trovato il cadavere della Verzeni. E 31enne italiano, famiglia di origine ghanese, ma questo ha poca importanza. La cosa che stupisce di più da queste prime indiscrezioni è che lui abbia detto: non c'era nessun motivo, l'ho vista e l'ho uccisa. Io rimango sempre più allibito da come ci sia sempre meno rispetto per la vita umana, di come un giovane, un uomo, comunque perché non è un ragazzo, di 31 anni, abbia un raptus, incontra di notte una ragazza, una donna che sta passeggiando con le cuffiette per la sua città, gli va vicino, la uccide e va via in bici, punto. Nessun motivo, nessuno screzio, nessun risentimento. Posso arrivare a capire, ovviamente condannando e senza condividere, che uno possa avere un raptus a sfondo sessuale, che provi un approccio, ma che uno senza nessun motivo vada lì, la pugnali e vada via, come andare a prendere un caffè al bar, come bere un bicchiere d'acqua, una cosa che ancora oggi, sarò vecchio, sarò strano, mi lascia completamente allibito e senza parole. Nessun motivo, nessun movente. Ha detto un raptus improvviso. Questo penso ci dovrebbe far riflettere su tantissime cose. Io rimango senza parole rispetto a queste notizie. Ovviamente attendiamo maggiori riscontri, da oggi tutti i telegiornali ne parleranno, però è una cosa che lascia davvero sgomenti, ecco, solo questo. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. La Guardia Costiera di Chioggia nell'ultima settimana è intervenuta nella filiera della pesca focalizzandosi sulle vongole di mare Ciamelea gallina e sui bibi Sipuncolus nudus, una specie di vermi di mare pescati anch'essi con il sistema delle draghe idrauliche. Dallo scorso venerdì sono stati fatti controlli sui litorali di Pelestrina, Albarella, Pila e Portotolle e gli accertamenti sono stati eseguiti dai militari della Guardia Costiera sia a bordo dei battelli che a terra. 9 le violazioni contestate, 6 delle quali per le attrezzature, attrezzi da pesca non consentiti in quanto in grado di pescare in modo illecito anche vongole sotto misura, e 3 contestazioni per la pesca in zone vietate, sotto costa, zone tutelate per consentire il ripopolamento della specie, per sanzioni complessivamente ammontanti a 18.000 euro. Le irregolarità nell'insieme hanno anche portato al sequestro di 27 quintali di vongole Ciamelea gallina, che essendo ancora vitali sono state reintrodotte in aree restocking per favorire il ripopolamento della specie. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Com'era l'acqua questa mattina? Perfetta, pulitissima, caldissima, venite. Grazie, molto gentile, grazie. Grazie. Grazie.
Beh, come avete potuto sentire, anche le acque della storia sono assolutamente balneabili. Abbiamo fatto una rapida escursione alla storia anche a Isola Verde e niente, insomma, le acque sono assolutamente prive di mucillagine. E alla storia poi, come anche altri stabilimenti, ma la storia hanno un occhio particolare per quanto riguarda la inclusività, e c'è di tutto e di più per dare un'ottima accoglienza alle persone che hanno qualche difficoltà. Infatti abbiamo anche intervistato una signora che viene da distante ed è assolutamente contenta di quanto succede qui a Chioggia, a Sottomarina, ma in particolare alla storia, e ci ha gentilmente rilasciato un'intervista. Scusi se la disturbo. Buongiorno. Volevamo chiederle come si trova qui a Sottomarina, in particolare qui la storia con i servizi. Devo dire bene, sono fatto un weekend a giugno e sono tornata quest'anno, cioè ancora adesso, per 5 giorni. Devo dire bene. E i servizi che a me servono ci sono tutti, quindi l'accessibilità, il camminamento, anche l'area dog per lui, che è fondamentale, l'accoglienza anche per loro, sono eccellenti, quindi devo dire che tutto sommato tutto bene. La ringrazio molto. Lei da dove viene, signora? Da Rivolta d'Adda, provincia di Cremona. Ah, però, dai là in fondo fino a qui, dai. Sì, insomma, cambiando un po', andando su internet, quindi ho trovato l'albergo accessibile, perché ho bisogno anche per me. Eh sì, certo. L'accessibilità a me e poi anche l'accoglienza per cani, sia in hotel e anche in spiaggia. Grazie mille, buona continuazione. Grazie, gentilissimo, grazie. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Bellissima! L'acqua oggi è stupenda, anche ieri abbiamo fatto il bagno con i delfini, proprio splendida, ottima direi. Abbiamo ricevuto una segnalazione che riguarda l'asfalto di via San Giuseppe, la strada che conduce a Calino e che risulta essere, lo abbiamo visto, piena zeppa di buche, le cui condizioni di estensione e profondità sembrano essere anche peggiorate dall'ultima volta che abbiamo percorso quel tratto di strada. Alcune buche sono tremende, soprattutto in corrispondenza alle banchine, dove transitano soprattutto i veicoli a due ruote. In questo caso tali buche possono risultare molto pericolose anche a basse velocità.
L'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin ci ha ricordato che l'asfaltatura di tale strada è programmata con il quarto lotto ed è programmata a tratti, probabilmente si tratterrà dei tratti più ammalorati. In un punto ad esempio è stata realizzata un'asfaltatura recente e in quel tratto non sarà necessario alcun intervento. Il quarto lotto prevede lavori a partire da fine ottobre fino ai primi mesi del prossimo anno, con interventi per un importo totale di circa 2 milioni di euro. In attesa dell'intervento comunque saranno sanate le buche più profonde in modo che non costituisca più un pericolo transitare. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona dottor. Rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza e va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.